già sveglia dalle 6. Mi sono svegliata perché è arrivato il camion della spazzatura a prendere la carta e ha fatto casino, mi sono svegliata e così sono andata di sotto e ho scaricato la lavatrice, ne ho attaccata un'altra, sono venuta su, ho finito di ritirare quello che non ho finito ieri. E ho steso. Adesso vado a vedere l'altra roba che c'è nella lavatrice, che si è finito, e la prendo, la porto su, stendo anche qua, intanto attacco un'altra lavatrice e così poi ci prepariamo che stamattina devo andare a fare quella visita e devo bisogna portare Giorgia a scuola, i bambini da mia mamma e poi io e Maurizio andiamo a vedere per fare quella visita. Siamo arrivati a casa, con Maurizio siamo andati a fare un po' di spesa al Bennett, più che altro sono andata per poter utilizzare quei buoni spesa che avevo, che mi erano arrivati partecipando ai concorsi, siccome scadevano il 30 di giugno, ho detto andiamo. E adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato e dopo vi lascerò tutti i conteggi che ho fatto e vi faccio vedere quanto è stato il risparmio effettivo, quindi quanto ho pagato tutta la spesa che vi farò vedere. L'ho fatta, come potete leggere, al Bennett e ho preso una ghiaia per il micino da 5 kg, questa qui della Lindo Gatto, poi vari sacchetti di pomodori. Questo qua sono pomodori insalataro che erano in offerta, come possiamo vedere qui a 0,89 al chilo, e ramato, non insalataro. E ho preso questa qua, ho pagato 1,02 euro, cioè costava 1,02 euro. Poi questi 1,19 euro, qui 1,15 euro, qui 0,93 e qui 1,04 euro. E poi 2 pacchi di carne tritata. Ho preso questa qui macinata per ragù, perché appunto è un po' che non faccio il ragù a loro e quindi ne ho presi 2, così almeno ce ne abbiamo già per 2 volte, e una costava 2,24 euro e l'altra 2,27 euro.
Poi questi yogurt sono i Fruttolo, ne mancano due perché li ho lasciati a Luca e niente, questi qui li ho presi appunto per i bambini. E poi ho preso due confezioni di questa insalata qui Songino e invece quattro di questa qui mista che ci sono anche le carotine. Adesso levo questa e vi faccio vedere il resto. Poi queste tortine dolci, della marca Emilia, non le ho mai provate, queste qui dentro ce ne sono 6, tanto le proveranno i bambini. Due pacchi di pasta, abbiamo preso fusilli della Molisana e penne rigate. Poi un pan brioche che era al 50% per scadenza breve. Adesso vi dico la scadenza, è il 5 luglio, tanto non ci arrivo. Poi un po' di pappa per il micino, di bustine, abbiamo preso queste qui, del Bennett. Questi della Trevisan Hamburghini, così visto che ci sono gli hamburger, i bambini si possono fare i panini. Abbiamo preso due confezioni e poi due confezioni di pane, 8 cereali e soia. E sempre per il micino ho trovato queste pappettine che sono fatte così in questa scatolina di latta. Questi qua sono dadini con fegato e polli in salsa. E poi invece c'è anche la mousse. Così tanto visto che è da solo almeno ha la porzione giusta e non diventa super cicciottello. E poi ho preso tre di queste passate della Cirio, vi faccio vedere. Ecco, lì ce ne sono due, aspettate che... No, e qui c'è la terza. E queste qui fanno, le abbiamo pagate tutte quante con i buoni. E quindi adesso poi faccio il conteggio e vi lascio qui scritto tutto quanto. Invece Maurizio... le ha viste, voleva provarle, ha preso queste due tisane, questo tè verde con matcha e poi questo tè verde aromatizzato moringa e lici. Quindi li proveremo, vi faremo sapere. Adesso vado che ci prepariamo, che devo portare, che mi preparo e Giara si prepara, che la devo portare a ginnastica che oggi è l'ultimo giorno. E intanto vi dico poi com'è andata stamattina, che in realtà non abbiamo risolto niente, ma poi vi spiego. Eccomi. Allora, sono in macchina che sto aspettando Giorgia. Stamattina sono andata in ospedale per fare la visita, però praticamente c'era tanta gente, ho dovuto aspettare e quando poi è arrivato il mio turno mi ha detto: guarda, adesso ormai è troppo tardi per le visite, ti do appuntamento per giovedì alle 9:30 e niente, quindi andremo poi di nuovo giovedì. Quindi stamattina abbiamo perso tutta la mattinata in ospedale per niente. In più avete già visto la spesa che abbiamo fatto al Bennett, è stato veramente un notevole risparmio. E niente, adesso sono qua che aspetto Giada. Ho lasciato le bambine a casa con Maurizio perché era inutile far dipendere del caldo. Per niente, ho appena finito di guardare il video di Chiaretta, adesso vado a vedere quello di Debbie, la sua famiglia Campora. E niente, intanto aspetto Giada che finisce ginnastica artistica. Oggi purtroppo è l'ultima lezione, cioè purtroppo nel senso, poi ci ritornerà a settembre. Invece Giorgia questa settimana niente hip hop e lo farà poi dalla prossima. Oggi è andata, ha fatto il suo PON, è andato tutto ok. E da domani qui comunque la piazza è chiusa perché ad Acqui arrivano le giostre. E se fanno di nuovo le giornate che il biglietto costa solo 1 euro,
Volevo venire a prenderne un po' per le bambine, così almeno poi le porto. E quest'anno vorrei fargliele passare, insomma, queste giostre, poverine. E niente. Fa caldissimo. Troppo caldo. Non vedo l'ora di andare al fiume. Comunque sto bene, il male è un pochettino migliorato. Devo prendere la tachipirina sempre per dormire di notte, però di giorno mi sembra che vada un po' meglio. Questo qui non mi fa più male, ma è ancora gonfio. Invece questi qui sul collo, io non li sento più. No, eccolo qua. No, ancora ci sono, però già che non mi fanno più male, almeno questi due. Però aspettiamo e vediamo un po' cosa ci diranno. Speriamo bene, comunque. E boh, basta. Adesso io vado a vedere il video di Deborah. Oggi è martedì 20, no, 20, sì. Ho accompagnato Giorgio, sto tornando a casa, oddio, la signora con la bicicletta. Non è molto contenta di venire, però era già iscritta prima che ci fosse tutto questo ambaradan, e vogliono farli finire in pratica le ore che c'erano da fare, prima che poi, cioè in queste settimane, in modo che poi siano liberi. Quindi niente, stanno andando, e quindi per quello che deve andare, perché se no non l'avrei iscritta. Io sono un po', cioè non è che sono, allora, se una persona va a lavorare capisco che abbia bisogno di un posto dove poter lasciare i propri figli in tranquillità, e quindi magari cerca campi estivi, questi che fanno un'estate così anche nelle piscine, oppure queste, ecco, adesso per esempio sarebbe una buona cosa, no? Per una persona che va a lavorare. Ma essendo io che sono a casa e non vado a lavorare, mi dispiace a me mandarli a fare, vabbè, adesso appunto un'eccezione, però mandarli al campo estivo, a parte il fatto che costano un salasso, e proprio detto sinceramente, ma non è che non ce lo possiamo permettere, però sono veramente tanti soldi. Ed essendo io a casa non ha senso. Se invece vai a lavorare, quindi devi andare a lavorare, non puoi mica stare 3 mesi a casa in ferie o prenderti i permessi. Perciò capisco che per chi va a lavorare sia comodo avere questi centri estivi, e capisco mandare i figli, però io che sono a casa non mi piace. Mi piace organizzare delle cose, portarli magari al fiume. C'è stato un anno che andavamo praticamente tutti i giorni in piscina, solo che poi la piscina è diventata verde e ciao. E adesso che invece la piscina è normale, è complicato riuscire, perché ci avevano fatto un prezzo di favore, mentre invece adesso avevano speso tipo, mi sembra, 250-300 euro. Potevamo entrare tutti i giorni, cioè io e i bambini, quando volevamo. Maurizio non era compreso in questa cerchia perché praticamente non c'era mai,
E quindi l'ho fatto per me e i bambini. Quando Maurizio veniva, che sarà capitato 2 domeniche, pagava l'ingresso e boh, basta, tanto non è che moriamo. Invece adesso hanno aumentato i prezzi, e quindi praticamente lo fa per il singolo e non c'è più una cosa familiare dove magari ti fanno un tot e può entrare tutta la famiglia. Che poi io dico, c'è il bar, no? Di conseguenza, vuoi che veniamo e non prendiamo mai niente? Magari il pranzo me lo porto da casa, ma un gelato vuoi che i bambini per merenda non glielo prendi? O un pacchetto di patatine, cioè stai lì tutto il giorno, o che magari non so, non finisci l'acqua e non ne compri una bottiglietta. Però vabbè, adesso ormai abbiamo visto, è caro e non ce lo possiamo permettere. E quindi volevo andare di nuovo al fiume. L'anno scorso abbiamo fatto qualche giornata così e 2 volte alla settimana mi sembra andavamo e comunque i bambini erano contenti. O 1 volta a settimana. Mi piacerebbe portarceli anche quest'anno, solo che diciamo che quest'anno ci sono altre esigenze, anche perché Manuel comunque ha la fidanzata, quindi vorrebbe andare dalla fidanzata perché non abita dove abitiamo noi, perciò non si possono vedere così a girare normalmente, ma bisogna andare noi là. Può venire lei qua perché abita lontano e ha una mezz'oretta di auto, di macchina, e quindi volevamo appunto andare e adesso ieri abbiamo comprato le gomme nuove per la macchina perché sono da cambiare e gli ho detto a Manuel che appena arrivano e le cambiamo, allora poi, oh, c'è il gatto, che spavento. Allora poi andiamo a trovare la sua fidanzata. Volevo portarlo o 1 volta a settimana, adesso vediamo, comunque 1 volta ogni 2, perché bisogna coltivarla ben questa storia d'amore, no? Poverino, cioè alla fine mi dispiace. Voleva andare là da solo, però gli ho detto che preferisco accompagnarlo io e stare lì nei paraggi io. Non mi piace tanto il fatto che lui vada là e io magari invece poi sono qua, ma cioè è ancora piccolo, mi spaventa un po', io non ci posso fare niente, io ho le mie fisime, quindi mentre invece saremo là e devo trovare qualche cosa da far fare ai bambini, perché non posso tenere 5 bambini, che so, tipo in macchina tutto il giorno. Quindi stavo cercando se c'era qualche cosa, ma è un paese un po' così e quindi e non c'è niente praticamente, perciò dobbiamo vedere un attimino, devo studiare bene cosa posso fargli fare. Se fosse anche solo un centro commerciale, qualche cosa si fa. Giri, guardi i negozi, magari trovano una maglia, un paio di pantaloni che gli piace, cioè. Ma vediamo un po'. Vabbè, adesso vado, ciao. Come avete visto, abbiamo fatto la spesa e poi qui ci sono i sacchi da portare domani in discarica. Ciao! Mentre vado a prendere Giorgia, domani poi vado a finire in discarica a buttare questi sacchi di vestiti perché almeno qualcuno li usa, li sfrutta, e noi, se no stanno lì nei sacchi. E poi adesso portiamo su tutto e poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Il riso soffiato per i cagnolini, 4 sacchetti di mozzarella, d'estate la mozzarella va alla grande. Ho trovato le presine in silicone che mi aveva consigliato una di voi, purtroppo non mi ricordo il nome,
e quindi le ho prese. Poi polpettine di soia, questo snack al prosciutto cotto, di prosciutto cotto per Giorgia da portare domani a scuola. Perché domani invece di portare i tramezzini porterà pomodoro, mozzarella e poi anche questa vaschetta di prosciutto. E poi i tramezzini per giovedì e venerdì, cotto e maionese, gamberetti, li ha scelti lei, acqua questa qui nelle bottigliette piccole e poi le crocchette per la signorina Olivia. Poi 4 bottiglie di tè al limone, me le ha chieste Giorgia sempre per andare a scuola, coni alla panna, un altro pacco di mozzarella, sono 5 non 4, Big Choc con mandorle, amo essere senza glutine cornetto, 3 Big Choc bianchi con mandorle, biscottini a forma di osso per i cani. Poi ho trovato questi burger vegetali, che sono una novità e allora li ho voluti provare. Ho preso questi qua, le melanzane con pomodori, ai broccoli, mini burger agli spinaci e mini burger ai carciofi. Poi bonbon per Pia, sempre come gelato, i biscotti senza glutine. Di nuovo i coni al croccante e poi ho trovato questi filetti di spinaci e formaggio che non avevo mai visto, non ho mai provato e quindi li ho presi e poi una confezione di Scottex. Poi le crocchette per Oghino, queste scarpe per Manuel per la cresima, come al solito vi lascerò lo scontrino. Poi queste due tovaglie però sono talmente rinco che ho letto 150x150, ma non ho guardato la figura, è quadrata, non va bene per il nostro tavolo perché ce l'abbiamo rettangolare. Questa qua invece va bene, azzurra con i limoni, bellissima. E quindi questa qua la lascio chiusa e con lo scontrino domani la vado a cambiare perché non va bene per il mio Ma tavolo. questa qua non è troppo piccola. No, questa qua va bene. E poi adesso vi faccio vedere l'ultima cosa che abbiamo comprato. Come avete visto anche da prima, dalla macchina, abbiamo preso 5 casse di acqua, questa qui Ginevra, perché cioè adesso col caldo beviamo tutti tantissimo, quindi va velocemente. E basta, questa qui è tutta la spesa dell'Eurospin. Adesso, come al solito, vi lascio lo scontrino. E noi ci riaggiorniamo più tardi, penso, per i saluti, per concludere poi il video. Thank you.
Allora, come avete visto, ho tagliato i capelli a Giorgia e Sabrina, ovviamente con la mia supervisione, le ha fatto anche la tinta, quella che ci ha mandato quella ragazza. E niente, avete visto il risultato, i capelli sono venuti abbastanza dritti e sono almeno sono tutti di un colore, perché in fondo purtroppo non so se per quale motivo erano così chiari i capelli di Giorgia perché erano bruciati. Quindi li abbiamo tagliati, scelta sua, e poi li abbiamo appunto colorati. Adesso sto preparando le melanzane, le sto facendo grigliare. Adesso vi faccio vedere, aspettate. Sto grigliando le melanzane e per me e Maurizio, perché ha detto che non gli vanno le melanzane, ci sono i pomodori, l'insalata e poi insieme loro ci mettono gli hamburger e io una di quelle cose che ho preso oggi, o non so, non lo so, sconfinferano quelle cotolette di spinaci, quindi volevo provarle, per loro invece l'hamburger. C'è anche il pane, che ho quello che ho preso al Bennett, così se vogliono si fanno tranquillamente il panino anche con magari la melanzana sopra sotto come verdura e boh, basta. Quindi questa qui è la nostra cena, anche la giornata di oggi è giunta praticamente al termine, quindi io vi saluto, questo video uscirà domani che è mercoledì. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che questi giorni insieme a noi vi siano piaciuti e ovviamente poi vi farò sapere cosa mi diranno. Ah, stamattina mi hanno chiamato e mi hanno spostato la visita, ce l'ho sempre giovedì, però invece delle 9:30 ce l'ho a mezzogiorno. E quindi, vabbè, vediamo un po'. Nel frattempo incrociamo le dita che non sia niente o che comunque sia una cosa facilmente risolvibile. Perché niente non è qualcosa, è per forza, però che sia qualcosa che si possa risolvere facilmente. E siamo andati avanti un po' nei lavori, come avete visto anche ho caricato i sacchi con i vestiti da buttare. E niente, quindi io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Siete arrivati fino qui, hashtag melanzane. E noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!